Kamehame, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Mont. Ed eccoci tornati con la carriera della nostra Crazy Bauda, che se avete visto l'ultimo episodio, ragazzi, saprete che probabilmente potrebbe diventare il personaggio di punta di WWE 2K23. Se non sapete di che cosa sto parlando, vi lascio l'episodio qui nelle schede. Ieri, ragazzi, vi ho fatto un sondaggione e sto andando secondo le vostre prime risposte a registrare questo episodio, perché, ragazzi, Crazy Bauda a quanto pare vi sta conquistando. Quindi eccoci pronti a continuare la nostra carriera. E oggi, ragazzi, tornerà una cosa che avete iniziato a chiedermi episodio dopo episodio, cioè, ragazzi, tornano le challenge a partire da oggi. Tra l'altro tornano quelle belle, quelle che vi fanno un po' aguzzare la vista. Per farvi tornare un po' sul pezzo, ragazzi, oggi inizio con una cosa facile e poi andremo a aumentare la difficoltà via via nel corso della carriera. E come sempre varrà il dito più veloce, e poi per le seconde, terze, quarte posizioni i migliori commenti andranno a finire come sempre nelle menzioni onorevoli, con aggiunta di menzione onorevole plus, ragazzi, per chi mi darà il commento più originale, più particolare, quello che mi colpisce di più. Quindi, ragazzi, non indugiamo oltre e parliamo con la nostra cara amica Josie Jane. Your submissions are weak, just an FYI. E che ne sai? Maybe you need an up close demonstration. No, I can see how weak they are from a kilometer away. What makes you such an expert anyway? I'm from Calgary. We have a great tradition of submission wrestling. Guarda, felice di deluderti, prima di iniziare a registrare, fra l'altro, ho messo proprio una nuova mossa di sottomissione come mossa speciale. Ah, quindi, caschi a pennello. I thought you were from Saskatoon. That's close. Is it? Well, I trained in Calgary. Ok. Vabbè, dici di più? That's right. I'd forgotten that. The hearts are from... No, I trained with Riley Flash. And he was trained by a guy who trained with a guy who knew them pretty well. So, you know, osmosis. Ho capito. Hey, that's still a connection. I've heard of Riley Flash, too. He's legit. I'm not sure about the hair, though. Scusate, prima mi è partito il dito, quindi forse quello che ha detto Bauda è stato un po' troppo veloce. Vabbè, capita. Right? Listen. How about we get in the ring and have a good old-fashioned Calgary submission match? Ok, dobbiamo per forza andare a Cagliari per farlo. What's a Calgary submission match? Same as a regular submission match, but someone from Calgary is in the ring. Oh, Gesù. So, really a Saskatoon submission match. You wanna wrestle or not? Certo. Take it easy. Let's find out whose submission game needs work. Quindi Calgary, Alberta e Canada. E ragazzi, tenetevi pronti perché nel frattempo ho fatto due cambiamenti a Bauda. Quindi attenzione ai particolari, ragazzi, perché ci saranno due differenze in Bauda. Una probabilmente che salterà molto velocemente all'occhio, l'altra un po' meno. Vi do un piccolo indizio. Una è una di quelle piccole cose che magari le fidanzate a volte ci guardano e dicono: beh, non noti niente di nuovo. Ok, vi ho già detto anche troppo probabilmente. L'altra però è più difficilotta, quindi guardate molto bene. E poi avanti a partire, Pavonti! Olle! Mi raccomando, ragazzi, so che siete già pronti a scrivere, ma io le voglio tutte e due nei commenti. Quindi se vedo solo una delle due, non è valida la challenge. Commento completo. Guardate bene, se avete notato entrambe le differenze, scrivete pure. Mi raccomando. Io intanto meno la nostra Josie. Ah, ci dà già la mossa per la sottomissione. No, io voglio mettere quella nuova. Uso quella che ho messo. Aia. Oh. Ah, bella. Via qua. Una, ragazzi, comunque ve l'ho voluta rendere palese apposta, ma perché magari vi distraete con la seconda. Poi, oh, se vedo il primo che ci è già arrivato, si merita nel prossimo video di essere nominato immediatamente. Aia. Ma siamo fuori dal ring, è valido? Immagino che non ce la posso fare. Immagino che in un submission match sia valido anche se siamo fuori dal ring. Illuminatemi su questa cosa, perché non sono un po' ignorante.
Ah bella, ma che è? Subito così? Che fai, Bauda? Avevo messo una bellissima mossa, vabbè. Oh, ep. Ah! Aspetta! Ma quale sottomissione? È presto per arrendersi. Ci stiamo per arrivare vicino. Oppale. E ormai combattere contro Josie qui... è proprio un vero allenamento. Vieni, Paragon J. Pierce al femminile. Brava, ti sei appena fregata da sola. Olè! Ed ecco il Tequila Sunrise, ragazzi. Dai, 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 dai. No, troppo presto forse. Poi sono partito poco carico. Niente. Vabbè, gliela facciamo dopo, non è un problema. Aia. Ferma così che mi devo ricaricare di nuovo tutta la barra. Ok. Ah, brava. Brava, brava, brava. Sei arrabbiata perché abbiamo detto che è troppo facile combattere contro di lei. L'arbitro non conta, cioè quindi qua posso fare quello che voglio? Non c'è squalifica? Altrimenti farei pure così io. Vuoi vedere, lo capisco subito. Se l'arbitro me lo toglie vuol dire che non la posso usare. Ok, si può usare, bene. Aia, aspetta. Ho appena capito che posso usarla. Che? Ah, ho capito. No, 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 no. Eh beh. Bella la vita, eh. Ma va, su. Via qua. No. Porca miseria. E stai ferma. No. È data una sediata da sola, Bauda. Ah! E stavolta t'ho fregato. Vieni qua. E mo te frego col Tequila Sunrise. Vai! Vai, Bauda! Vai, Bauda! Vai, Bauda! Ah! Siamo esa! Mi dispiace, miss. Mia cara miss, tu hai il bis e io so di che. Quindi Calgary, Alberta, Canada, conclusa. Ecco l'inquadratura che vi aiuterà molto nella challenge, ragazzi. Andiamo avanti, cambiamo luogo. Abbiamo la nostra Fenice qui. Vediamo cosa ha da dirci. Is it just me, or has the training gotten a little stale lately? In effetti non sbagli. No way. I'm learning from the best at WWE's Performance Center. I don't think this could ever get stale. Non essere così buona. Well, it's my job to try and keep it that way. I want to introduce a PC championship belt to up the competition. Want to compete for it? Non è mai troppo presto per cominciare a vincere. Sì, certo, infatti mi interessa. Sure. I plan on winning a number of titles in my career. Might as well start now. Great. You'll be in a triple threat match with Josie and Fanny. May the best woman win. Quindi primo titolo da superstar. Quanto mi piacciono queste cose. Bene. Ciao Fanny. Ok, brutto inizio. Aia. Wow. Fanny. Che Fanny? Ferme. Non abbiamo capito qua chi è la migliore. Su, aia. Fanny, me stai far arrabbià. Me stai facendo arrabbià. Che? Ecco, brava Bauda, valle addosso, senza pietà. Che? Non avete capito chi è la best qui? Non la best friend, la best delle best, delle bestie, della best, la migliore. Oppale.
Ragazzi, oggi a chi vince la challenge una serata con Fanny in omaggio. Mi interessa l'articolo. Fatemi sapere a quanti interesserebbe l'articolo. Ve lo organizzo. Vieni Fanny, ti trovo il maritino. Ecco. Oh. Ah, per chi volesse invece una serata con Josie, no, non si può fare. Troppo antipatica. Vi voglio troppo bene per farvi uscire con Josie. Aia. E mi lasci così. Almeno finisci di malmenarmi. Ok, Bauda. Vieni qua. Ah, ecco. Insomma, la stesse facendo lei. Allora, Josie, mo ti faccio vedere una cosa, eh. Aspetta un attimo che prima... Aia. Volevo buttare fuori Fanny, ma è arrabbiata Fanny, eh. Non scherza quando è sul ring. Di nuovo. Ai. Bauda, vabbè. Mi sa che la stiamo tutti sottovalutando questa Fanny qua, eh. E qua ti giro un po' la testa. Allora, aspetta un attimo che c'ho un conto in sospeso con Josie qua. Lo sapevo. Vieni qua. Come ti sei permessa, dico io, no? Ah, bella. Cioè, si fa così. Se proprio mi devi mettere in croce, dopo mi prendi a, non so, gomitate, a ginocchiate, dai! Sono agguerrita, comunque, più di quanto avrei pensato. Ehi, Fanny! Fanny! Mia! Fanny, no! Ma siamo amiche! Bauda, che facciamo? Facciamo vincere Fanny oggi? Spero proprio di no! E dai! Che fai? Ah! Cambiato obiettivo. Ha la passione per buttarmi fuori dal ring. Già dai primi episodi. Stai fermo un po'. Aia. A parte che non volevo quello, volevo il bastone da kendo. Aia. Voglio il bastone da kendo. Vabbè. Covaldo nato. Non si guarda in bocca. Ecco, un po' per uno. Che stai a fare? Dove ti butti? Ferma anche tu. Ok, a posto con la sedia. Ok. Ecco, bravo, falla girare un po'. Perfetto. Allora, ora voglio il bastone. Ai. Ha appena preso il bastone. Stai ferma, no? Ecco, bravo. Fatevela fra di voi. Il bastone. Così si fa, Fanny. Così si fa. Così si fa, Fanny. Brava, Fanny. Brava, Josie. Tutte bravissime, ragazze. Ora però... vieni sul ring. Cosa sta facendo? Oh! M'ha fregato! Maledetta! Hoppa! Hoppa! Ah, quella è fuori, bene! Vediamo se riusciamo a fare un'altra sottomissione. Vai! Vai, 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 che la chiudiamo! Vai, che vai a diventare la campionessa!
Ah, campione. Niente, Fanny resiste, ragazzi. Fanny resiste. Se non è quello, è questo, guarda. Dai. Ah. Che te baci tu. Aspetta che voglio fare una cosa, vieni qua. Vieni. A lei, a lei. Tutte e due per acchiappo, vai. Oh. Vai, schienamento pure sleale. Su. Era un finale perfetto, me l'hai rovinato. Era stupendo. Dai. Ah. Che? Addirittura. Aia. No, dico, ma ti pare? Ok. Vada. Che fai? Così sì. Vai. Ah. Che fico. Che fico, ragazzi. Eh sì. Quindi, ragazzi, inaspettatamente primo titolo vinto per Bauda al Performance Center. Non ci voglio credere. Primo titolo da superstar conclusa. Quella vittoria è stato tutto tranne che noiosa. Complimenti per essere diventata la prima PC Champion. Ma la parte divertente è difenderli i titoli. Quindi, ragazzi, ero quasi vicino al concludere la puntata, ma vedo una cosa che potrebbe essere interessante. Arriva la nostra Fenice, come si sente la nostra PC Champion? Pronta a difendere il mio titolo, cosa mi aspetta? Ti piace Inaugural Bat Phoenix Battle Royale come nome? No. Perché ho l'impressione che una certa coach voglia fregarmi il titolo? Beccata, saremo io, te, Josie e Fanny in un match over the top rope. Ti interessa? Sì, ma dovresti metterci il mio nome. Dovresti inaugurarla, Inaugural Bauda Battle Royale. Nah, col mio nome suona meglio. Non lo so, ragazzi, secondo me ci stava bene Inaugural Bauda Battle Royale, no? Quindi, ragazzi, si partecipa al Bat Phoenix Battle Royale. Olè! Vai! Grande inizio, Bauda. Ma Bauda finora ha la peculiarità di partire sempre prendendo un paio di schiaffi. Poi dopo si rifà, però due schiaffi ormai li deve pigliare, eh? Quindi, cioè, è un battle royale nel senso che le devo proprio buttare fuori, no? Ho capito. Vediamo se è vero. Così al massimo togliamo già la signora. Ah, ok, infatti funziona così. Ferma. Ferma. Ferma, ferma, niente, non posso far niente. Ok, siamo già rimasti io e Bat Phoenix. Vabbè, questa durava poco allora. Io cerco di divertirmi più che posso, però dopo un po' la devo buttare fuori. Ferma così. È mia la cintura. Oh! Malissimo, malissimo! Cara Fenice, tempo ferma, va, to. Questo perché ti sei sentita ancora giovane. Vieni, va. A posto. Scusatemi, ma... Pensavo durasse di più, però porca miseria. Ma questa per Bauda è stata un po' come fare la ceretta, uno strappo e via. Il Bat Phoenix Battle Royale conclusa. Mamma mia, ragazzi, che episodio, battete 5. No, è vero, non possiamo. Vabbè, facciamo finta di averlo fatto. Quindi oggi Bauda ha iniziato con una sottomissione, ha vinto il suo primo titolo inaspettatamente
e l'ha subito difeso in un battle royale che è durato pochissimo, ma è stato carico di emozioni. Quindi ragazzi, ditemi voi se questo episodio non si merita un bel like, utile anche a supportare la serie. Se non l'aveste già fatto, ragazzi, valutate di iscrivervi al mio canale, avete visto che roba, e buttate la gente fuori dal ring per farla finire sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Io ragazzi a questo punto avrò già risposto al vincitore della challenge, ma vi invito comunque a tentare e a controllare, fra l'altro nei commenti, perché come vedete a questo giro ci sarà anche la menzione onorevole plus per il commento comunque più originale, più interessante o più azzeccato di tutti quanti, che però magari è arrivato un po' più tardi. Adesso cercherò di creare challenge magari che non si esauriscano nei primi minuti, sto pensando a qualcosa di particolare, ma intanto ragazzi mi raccomando, commentate, commentate e commentate. Quindi ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia, domani fra l'altro arriva una battle royale che, mamma mia, l'appuntamento quindi è domani con una bellissima battle royale qui sul canale per altri video, e come sempre Kamehame, ciao!